Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono super gasatissima perché mi sono alzata, ho fatto le cose che volevo fare da tempo. Voi lo vedrete in realtà tra qualche giorno nel video del 1º gennaio 2024, per cui stay tuned. Ci sono un po' di novità in arrivo. Oggi però parliamo di regali di Natale. Lo voglio fare insieme a voi, voglio spacchettare e vedere bene tutti i regali perché anche se li ho visti così di sfuggita, li ho guardati, li ho aperti, non me ne sono goduti per niente, perché il giorno di Natale è sempre troppo caotico. Io ovviamente dedico più tempo alle persone piuttosto che alle cose. Per cui i regali che ho ricevuto non li ho guardati troppo bene, non gli ho dato tantissime attenzioni, per cui oggi con calma e in tutta la serenità del mondo li voglio aprire, vedere insieme a voi, farvi vedere che cosa ho ricevuto in regalo e poi metterli via ognuno al proprio posto. Andrò in ordine di come mi capitano sotto mano, senza dire esattamente chi cosa mi ha regalato, ma facendovi semplicemente vedere che cosa ho ricevuto. Da dove parto? Partirò da qui. Allora, questo Natale c'è un po' di mood self-care in giro perché io ho regalato cose di self-care e ho ricevuto cose di self care. La prima che vi faccio vedere è questa. È un bagno doccia con fico selvatico e miele di Manuka, arricchito ovviamente come sempre con il burro di karité, che è una cosa super buona per la pelle. L'ammorbidisce, la improfuma e la rende super setosa. Devo dire che i prodotti per il corpo di Victoria's Secret sono veramente una cosa buonissima. Sono veramente squisiti, proprio squisiti. Ti viene da tuffartici dentro. Allora, passiamo alla seconda cosa che abbiamo qui. Ho ricevuto questo pensierino che va un po' insieme al mio outfit di oggi. È una candela con tutti questi pallini. Confesso che non essendo proprio una super mega amante delle candele, nel senso che mi piacciono, però devono avere un senso, devono essere profumate. Se non sono profumate non mi fanno impazzire, ma so che qualcun altro potrebbe apprezzarle, quindi riciclerò il regalo. Passiamo al prossimo, altri prodotti di skincare. Abbiamo un po' di cosine molto interessanti e sono degli skincare coreani, se non ricordo male. Sì, sono coreani. Non so se conoscete il brand, però io l'ho scoperto di recente. È buonissimo, i profumi, i sapori sono veramente deliziosi. Questo è un Blueberry Hydrating Intensive Cream, quindi è una crema idratante con mirtilli, ricca di minerali, antiossidanti e vitamine. buonissima. Questa in teoria dovrebbe essere una crema per cosa? Per il viso forse. Ma io credo che la userò per le mani perché per il viso ormai ho trovato i miei prodotti preferiti e non intendo cambiarli, però voglio sentire il profumo perché sono veramente buonissimi questi prodotti. Poi in realtà voglio farvi vedere anche i packaging perché sono troppo carini. Guardate qua, dei prodottini mini. Dal profumo veramente. Tra l'altro questa cremina qua, tenerla in borsetta è una cosa ottima e poi si può sfruttare anche il contenitore dopo quando finisce per portarsi dietro le cremine e non portare dietro troppe cose, troppi prodotti in formato grande. Poi
Ho ricevuto anche un lip balm al melograno, Plumping and Color Moisturizing. Cosa vuol dire? Significa che è un burro cacao al melograno che ha quella cosa dentro che ti fa rimpolpare le labbra, stimola un po' la produzione naturale di questo colore sano. Che bello, bellissimo. Vi devo far vedere. Guardate qua. Esattamente nello stesso colore dei pantaloni. Questo è il lip balm. È buonissimo. Mi ricorda un po' il Carmex. Non so se l'avete mai provato, però ricorda esattamente quel lip balm lì. Poi ho ricevuto un po' di maschere. Una maschera sempre Frudia e questa è una maschera per controllare i pori, ridurre la produzione di sebo con uva verde che appunto serve per regolarizzare la produzione di sebo. Un'altra maschera super super buona. Questa qua è Medi-Heal ed è una maschera idratante, invece nutriente, idrata la pelle secca e la rende più elastica. Questo l'ho già provato, è veramente la fine del mondo. Poi ho un'altra maschera, sempre Frudia, altre due maschere di Frudia. Queste qua, Moisturizing ed Elasticity, quindi idratazione ed elasticità, questa qua. Sono una maschera ai lamponi e un'altra al burro di karité. Le maschere e i prodotti in generale Frudia sono buonissimi in tutti i sensi perché derivano appunto dalla frutta, sono proprio realizzati con prodotti naturali e soprattutto vegani, quindi attenti anche all'ambiente oltre che alla nostra pelle. Poi un ultimo prodottino Frudia è questo qua che è una crema per le mani, sempre ai lamponi. Sto facendo fatica a mettere a fuoco i prodotti quando li avvicino perché mi sono tipo sparata il ring light in faccia perché c'è poca luce. Allora almeno così vi vedete bene, però sto facendo fatica a mettere a fuoco tutto il resto. E questo dovrebbe essere molto molto idratante. Io sono super fissata con le creme per le mani perché le mie mani si seccano molto in fretta e cerco sempre delle creme buone e faccio spesso fatica a trovarle. Vediamo com'è questa. Profumo buonissimo e rende la pelle super super morbida. Sento che sarà amore, è già amore a prima vista, a primo tocco. Poi, ovviamente, essendo un po' dipendente appunto dalle cremine per le mani, mi sono autoregalata questa cremina qua. È la crema per le mani Rilastil Xero Lact, crema mani riparatrice e nutriente con burro di karité al 20%. Anche questa devo provarla, non l'ho ancora provata. Sentiamo almeno, no, non la apro perché è sigillata. E poi mi sono comprata questo burro cacao. È di Bioderma. L'avevo già acquistato in passato. È veramente uno dei più buoni proprio a livello anche di profumo, di sapore e di idratazione. E questo appunto, vabbè, non sto a dirvi perché ho comprato un burro cacao, è abbastanza scontato. Questi sono una parte appunto dei regali. Passiamo ad un'altra parte di regali e abbiamo questo qui. Io ho già sbirciato un po' dentro perché ovviamente ieri ero molto di corsa e ho festeggiato Natale a casa di mio cugino e ovviamente andando via sapevo che sarei tornata molto tardi la sera
e volevo vedere almeno con una sbirciatina che cosa avevo ricevuto per poter ringraziare le persone che mi hanno fatto il regalo. E quindi ho sbirciato un po' dentro questo, ma lo voglio aprire bene insieme a voi perché appunto ho sbirciato dentro, ma non ho avuto la possibilità ancora di godermelo questo regalo. Allora, ecco che in realtà non avevo visto tutto il regalo. Vediamo cosa c'è qua. Oh my god! Scusate, sto urlando perché lo volevo da secoli, lo volevo da secoli! È un tac, lo volevo da secoli. Sono troppo felice. Questo non l'avevo visto quando ho sbirciato dentro e appunto ho un tac e il gessetto per scriverci sopra. Questo veramente la sorpresa più grande di tutto questo Natale, perché lo volevo, era una cosa che volevo. Poi quello che avevo visto invece è questo, un set di Victoria's Secret. Questo è una lozione per il corpo, Bombshell, ovviamente. No, è sigillato. Vabbè, tanto questo la devo anche usare subito, quindi chi se ne, apriamola. Perché le creme per il corpo non sono mai abbastanza. E io in realtà ho preso l'abitudine di non comprarne troppe, ne uso una alla volta, la finisco e ne compro un'altra. E poi anche il profumo. Staccati. Ma what? Aiuto. Wow. Eau de parfum. Quindi è profumo proprio. Proviamolo. Yum, è buonissimo. Sottovalutavo un po' i profumi perché le creme di Victoria's Secret sono veramente squisite. I profumi, oh, mia sorella si tipo cosparge di profumi, di creme di Victoria's Secret e inebria tutta la casa. Adesso lo farò anch'io. Ok, wow, sono troppo felice dei miei regali, troppo 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 felice. Abbiamo poi un altro regalino qui che di nuovo ho sbirciato dentro ma non l'ho aperto bene, per cui lo voglio aprire subito. Quest'anno sono stata un po' indisciplinata, non ho avuto molta ispirazione per scrivere biglietti e neanche il tempo per farlo in realtà, per cui mi rende felice leggere i biglietti degli altri che invece hanno trovato il tempo per farlo. Che cosa abbiamo qui? Un maglioncino cropped, azzurrino, colore jeans. Ah! Stupendo, è veramente bellissimo. Ne avevo bisogno di uno crop, ci stavo proprio pensando stamattina perché volevo indossare qualcosa di cropped con questo top, ma non lo avevo. L'azzurro poi penso che mi sia davvero da Dio. Quindi un altro regalo super apprezzato. E infine abbiamo un vestito in lana, 100% lana, è di una morbidezza infinita, è bellissimo e sento che mi valorizza davvero tantissimo, lo state vedendo anche qua accanto sullo schermo, è bellissimo, con le Dr. Martens è la perfezione per l'inverno, proprio
per sentirsi una diva, ma rimanere comunque coperte e al caldo. Basta, questi sono i regali di questo Natale. Sono super grata e super felice di tutto quello che ho ricevuto. Probabilmente arriveranno altri regali, quelli poi li vedremo insieme nei prossimi video. Fatemi sapere che cosa avete ricevuto voi per il Natale, quali sono i vostri regali preferiti e se avete ricevuto quello che vi aspettavate. Io stranamente quest'anno non ho messo fuori nessuna wishlist e mi sono lasciata stupire e devo dire che sono tutti regali bellissimi e sono super grata per ognuno di questi regali, per ogni piccolo pensiero che le persone hanno fatto per me. Basta, è tutto per oggi, è tutto per questo video, ci vediamo nel prossimo, che sarà il primo video del 2024. Ci vediamo con nuove forze per iniziare un nuovo anno insieme. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ringrazio tutti voi che tornate qui ogni settimana per farmi compagnia, per esserci sempre, per darmi supporto e per passare un po' di tempo insieme a me. Io chiudo il video, vi mando di nuovo un altro super giga abbraccio, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!